quando volete. Bello a tutti, questa è la Darpalo Gang su Outpump e siamo venuti a dirvi chi cazzo è il nostro gioielliere. Diciamo che la passione dei gioielli, almeno io, l'ho da sempre, da quando sono piccolo. Il primo pendente che mi sono fatto era una medusa di Versace, che poi si è trasformato in questo Playboy. Medusa storica che si è trasformato in questo Playboy. E diciamo questo è stato anche la collana, cioè avevo una collana su questo pendente che adesso non c'è più. Diciamo che questo ha iniziato la wave dell'ice, bitch. Diciamo che quando noi abbiamo iniziato a fare la nostra musica, il nostro linguaggio, diciamo che c'era questo immaginario delle collane, no? Anche se a volte all'inizio non potevamo permetterci grossi diamanti o grosse collane. Sì, poi soprattutto ognuno, cioè che ne so, io mi sono fatto questo, poi tipo lui si è fatto quello tutto pavè. Quindi noi automaticamente ci siamo dovuti fare tutto quello tutto papà. Sì, si alzavano gli step, sì. Andava sempre. Ognuno di noi alzava lo step. Siamo partiti tipo da delle collanine così del cazzo fino ad arrivare a questa che è lo scudetto. Lo swag finale. Lo swag finale, chissà se diventerà addirittura più grosso, non lo so, potrebbe anche darsi. Diventerà la più piccola che avremo, tipo. Esatto, un giorno questa sarà la più piccola. Comunque sì, diciamo che sono vari step, cioè noi ci piace dire che comunque per quanto la gente pensa che siamo incoerenti, invece abbiamo avuto sempre una coerenza su quello che volevamo e quello che abbiamo ottenuto. A parte lo scudetto, questi sono i pezzi che ci rappresentano di più, che sono stati fatti da Risivi Lab. Bella Risivi. Bella per Risivi. Sì, io anche mi sono fatto questo Tasmania quando avevamo tipo i personaggi dei Looney Tunes, io ero Tasmania perché sono abbastanza pazzo. Il diavolo della Tasmania. Il diavoletto della Tasmania. Gang. Diamanti VVS, ho comprato un lotto e poi ho fatto realizzare questo da Recipe Lab, Gang. Allora questo l'ho comprato, diciamo, l'anno scorso. Con la serie, dopo che abbiamo fatto la serie, è stato il mio trofeo. E ho preso un Daytona, perché a Roma se non è un Daytona non sa nessuno. Quindi comprati un cazzo di Daytona adesso, se sei di Roma, se sei un vero macellaio romano. La wave The Bust Down è iniziata tutto quando siamo andati a Los Angeles. La prima volta. Sì. E io ho detto, cazzo, se vado a Los Angeles devo comprare un Bust Down, se no è un problema. E abbiamo contattato Raffaello, il nostro fornitore di Bust Down. Raffaello. Il nostro fornitore di scudetti. Potete vederlo dietro, c'è scritto Raffaello di The Chain. Devo dire, Raffaello l'ha fatto. Qualità veramente expensive, Raffaello. E niente, vabbè, noi siamo andati a Los Angeles. Siamo andati a Los Angeles, io ho beccato un suo collaboratore che è venuto da New York. E ho preso questo Bust Down Rolex, che poi si è trasformato magicamente in una dei marchi che... E diciamo, vabbè, che non potete l'ho... Immaginate che tipo io e Pyrex tipo non, in quel momento tipo non l'abbiamo comprato. No, non ci eravamo organizzati per comprarlo. Sì. E quindi immaginate che tipo siamo andati tipo... In crisi tipo... No, vabbè, diciamo che abbiamo impedito a Tony... di sfeggarlo finché non ce l'avamo pure noi, quindi Tony si è tenuto un bust down segreto per tipo un mese finché non abbiamo fatto venire Raffaello in Italia e abbiamo pure pagato il biglietto, l'hotel, una cosa del genere. E io mi sono preso questo qua blu, sì. Rolex Date Just. Io ho preso questo Date Just qua. Io ho switchato il mio Rolex in una De Marfighe. Sempre perché Tony non ci deve andare sempre più avanti, non ci aspetta mai. No, perché ormai ce l'avevo da 2 mesi, quello l'ho switchato, però devo dire che l'ho switchato con una De Marfighe che va il quadrante blu, che è stato switchato ancora una volta da una De Marfighe
con tutti i diamanti. Quindi Tony sta a 3 boss down, boss down ancora. Vabbè, io perché li cambio, capito? Faccio un po' così, tipo lo uso per 2 mesi, poi lo cambio. Ci sono questi orecchini d'oro bianco con diamanti PVS e perle giapponesi che l'ha fatti mio padre, perché mio padre è un orafo. E poi ci sta, abbiamo tutti un set di braccialetti GVS, idea brillante, Napoli. Sgare. Quindi su questa siamo andati un giorno a Napoli a fare gli store, siamo andati al negozio del mister. Che possiamo proclamarlo come l'icebox italiano. Sì, è vero. E... se passate per Napoli andate da Idea Brillante. Bella per Idea se Brillante. Se passate per Atlanta o Napoli andate da Idea Brillante. Poi io invece volevo parlare di questa, che questa è una piccola croce, però diciamo che all'inizio sarebbe l'inizio della nuova wave, quindi si parte da un pezzo piccolo perché è molto cara. Questa è una croce fatta di baguette spaghetti, bitch. Quindi new wave, quella delle baguette. Sì, ora si passa alle baguette. Si dovrà passare alle baguette, però sono molto più costose. Guarda, di questa croce ti posso dire anche il prezzo, perché così ti rendi conto. Questa costa tipo 4.500 euro ed è molto piccola, cioè è veramente piccola, non è quasi niente. Però c'ha il taglio baguette che è il top, è molto più costoso. E quindi questa me l'ha data Risivi, l'ho comprata da Risivi, bella per Risivi Lab. Baguette spaghetti new way, bitch. Anche il mio boss down ha delle baguette spaghetti nel quadrante. Adesso è partita la wave baguette spaghetti. Poi che ci stanno? Ci stanno i grills. Mida. Penso il numero uno in Italia a fare i grills. Bella Mida. I miei grills stanno in riparazione purtroppo perché sono stati investiti da una macchina. Bella per Midala. È tutto vero, ragazzi. Questi io sono in oro bianco, i tuoi che sono in oro giallo. Sì. Il mio sono in oro io giallo. Io categoricamente oro bianco. Credo che siamo gli unici a avere dei grills. E questi sono VVS. Siamo gli unici a avere dei grills completamente. E sono molto strani in realtà. Cazzo, mia sono in riparazione. Sì, comunque diciamo che il grills è vero che è molto scomodo, però devo dire che quando ti fai la foto e c'è il grills ti brilla tutta la faccia, quindi è bella un bel sorriso per i grills. Sì. Su questa lastra di ghiaccio possiamo dire che c'è un Ferrari. Allora, fra 2 anni ci sarà una tre case. Una Bugatti. E un iceberg al posto di questo blocco di ghiaccio. Però ragazzi, questi sono i nostri trofei. Noi siamo molto affezionati a questi. Io ci tenevo a dire pure che comunque per noi questa è una passione. Come tipo quelli che fanno i francobolli o fanno... Le monete. Sì, collezionano le monete. Quindi... fate quello che volete della vostra vita, non ascoltate chi dice chi si fa così, si fa così, ognuno deve fare quello che gli pare. Noi compriamo boss down e diamanti, 777 gang. E sgar. Studiate.